Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, episodio numero 3, se non sbaglio, di Gold Rush, The Game. Mi sono informato, sono riuscito a mettere in funzione l'impianto e in questo breve video ve lo farò vedere in funzione. Allora, vi faccio vedere un attimino le modifiche che ho fatto, così ve lo spiego anche. Allora, praticamente non è ancora ottimizzato perché mi mancano ancora dei cavi, continuo a dimenticarmi roba. Comunque, in sintesi, con l'escavatore adesso andremo, scaveremo più o meno 4 carichi, lo porteranno quasi oltre il 90%. Dopodiché accenderemo il generatore elettrico che dà energia a lui, accenderemo la pompa che praticamente prende dal serbatoio l'acqua e la fa uscire a questo sdoppiatore, sdoppiatore in modo di dire, che porterà l'acqua sia ai due tavoli che al macchinario lì dietro. Quindi lo porterà lì, credo che poi dovremo anche accenderlo, anche se io ho come il dubbio che tutto questo non funzionerà perché no, boh, vabbè, ma no, no, potrebbe anche funzionare, insomma, perché non dovrebbe andare, questo tasto qui non è nemmeno cliccabile, quindi dovrebbe andare. Acqua e corrente faranno sì che qua butteremo via l'acqua e gli scarti e qui avremo quello che normalmente filtriamo dall'acqua, insomma, quello che passa normalmente sui tappetini. Una volta preso questo, andremo sul tavolo qui e separeremo l'oro dalla magnetite. La magnetite finirà in questo secchio con scritto Dirt a terra, dove ce n'è già dell'altra. Aspetto, perché la magnetite poi mi comprerò un rimorchio che costa 4.000 dollari e poi la venderò. Qua avremo l'oro. L'oro a questo punto, ricordate il setaccio, ecco, l'oro lo prendiamo, lo mettiamo in questo macchinario che a sua volta dovrebbe già essere alimentato, manca solo un cavo elettrico, quindi io staccherò questo cavo elettrico quando dovrò lavorare su quei tavoli, lo attaccherò in questo sdoppiatore elettrico, quindi porterò energia ai due tavoli e quindi prima setaccerò qui magnetite e oro e poi lo metterò qui e qui mi raccoglierà direttamente l'oro. Fine. Fine. Questo è l'impianto, una marea di cavi, sembra il mio studio. E niente, andiamo, proviamo. Ho fatto carburante a tutti i generatori. Accendiamo il motore. Tra l'altro ho avuto un piccolo incidente col mio pick-up, vedete che là non ha il cofano, ma in realtà è dovuto a un bug perché avevo parcheggiato troppo vicino all'area di scarico merci, quindi ho letto che riavviando il salvataggio dovrebbe tornare. Non è uno di quei danni, diciamo, per cui devo andare a intervenire io con spese, manutenzioni e revisioni, insomma. Ok, scaviamo il primo. Me la sto anche, diciamo, cavicchiando con lo scavatore, per quanto sia multitasto. Ok, e adesso scarichiamo. Dovrebbe arrivare più o meno sul 24%, una roba del genere, sì, 25%. Ok, abbiamo fatto oltre alle aspettative. Sarà poi un problema quando questa zona qui sarà tutta completamente scavata e dovremo spostarci da altre parti. Però vabbè, adesso continuo a premere i tasti sbagliati, come al solito. Vediamo quante volte riuscirò a finire fuori dall'abitacolo. Ok. Pronti allo scarico. Ok. 49, quasi. Quasi perfetto, quasi perfetto. Dovrebbe quasi da darmi una pacca sulle spalle. Adesso, da sopra. Allora, ragazzi, scendiamo. Pronti? Scavo, scavo, scavo. Oh, molto bene. È sceso qualcosa, non sono soddisfatto, quindi voglio tornare a prendere altra roba. Ok, allarghiamo, restringo. Sono, come vi ho detto, quattro viaggi più o meno. Ho trovato una pepita da 66 grammi, che credo sia la pepita più grossa che io abbia mai preso finora. Quindi ogni tanto qua hanno ricominciato a uscire e sono molto utili, devo dire, per non impazzire, perché veramente il lavoro è immenso e soprattutto io ho preso un debito che mi costringe a pagare la banca ogni giorno. Sono in riserva, de che? Vabbè, tanto ho 4 taniche di carburante, quindi non me ne preoccupo più di tanto al momento.
mi costringe, dicevo, a pagare circa 2200 solo per la banca. Quindi più la quota che io devo a chi mi sta affittando il campo, quindi è molto critica questa situazione a livello economico al momento. Se scavo superficie 2 romperai i denti della Benna. Sì, lo so, ho scavato su una superficie che non potevo scavare, ma non potevo fare altrimenti al momento. Adesso inizio a scaricare un pochino, evitando di buttare via materiale, perché essendo all'88% c'è il rischio che... Scusami, ma io vorrei... Ok, scaricare qui. No, non... Sto, diciamo, regredendo abbastanza, ultimamente, con... Allora, ok. Scarica qui. Ok, 99%. Molto bene, spengo tutto. Ora siamo quasi pronti. Vediamo se il mio impianto funziona, perché l'impianto funziona. L'unica cosa che non ho ancora testato sono quegli sdoppiatori lì. Quindi a questo punto accendiamo il generatore. Accendiamo la pompa dell'acqua, che vedete che sta andando a scalare 98.000 litri, ne avete consumati 2.000, più, poco meno, cioè 1.500. Ora è tutto acceso. Quindi a questo punto io mi aspetto che quando cliccherò qui inizierà a buttare fuori tutto acqua. No, l'acqua non funziona, merda. Perché l'acqua non funziona? Perché devo accenderlo. Qualcosa che non mi torna. Out in out, l'out lo butta qui e in teoria dovrebbe portarmi l'acqua di là. Però evidentemente c'è un difetto, un qualcosa che non funziona qui. O la corrente non viene. No, funziona tutto al momento. Quindi non lo so, forse serve una spina per alimentarlo. Vabbè, intanto... Ma... Stop. Allora, intanto facciamo una roba. Allora, io prendo il cavo che arriva da lì e va dentro qua, che dovrebbe essere in teoria quello che arriva lì, ok? E lo connetto direttamente alla pompa all'uscita. Quindi poi risolverò anche questo problema. Adesso dovrebbe andare, io mi aspetto, infatti. Va, ma non porta l'acqua comunque, quindi. Magari adesso. Abbiamo un problema. Se l'ho collegato dall'altra. Qua è acceso, qua è acceso. Niente, non funziona più. Sarà che questo è rotto. Eh sì. Eh sì. È successo quello che doveva succedere. Allora, adesso spegni tutto. Do. Le mie brillantissime idee di portare le cose prima che... Serbatoio carburante vuoto, de che? Ma scusa. Questa è vuota? Ma non... Ho preso una tanica vuota. Ok. Va bene, adesso siamo pieni. Cioè, teoricamente... Dovrebbe andare, cioè se io accendo sto coso che pompa fuori l'acqua, in teoria mi aspetto che poi la pompa qui replichi il funzionamento dell'altra e acceso il generatore gli funzioni tutto. Sì, ok, adesso sta funzionando. Tanto vedete lì la percentuale del secchio.
Lì è la percentuale del carico che sta smestando. Quindi a breve, poi probabilmente funzionava, mancava solo la pompa là. È un sistema un po' rudimentale, dovrei studiarmi qualcosa di meglio per quanto riguarda l'acqua, però vabbè, tanto l'acqua ne consuma poca, a dire la verità, quindi può anche andare bene così. Ora, adesso 3, 2, 1, finito, stoppati. Ora, stacchiamo questo cavo, lo attacchiamo a questo replicatore qui, che vediamo se almeno questo funziona. Dovrebbe andare, quindi io adesso l'acqua, avevamo detto che, vabbè, intanto spengo tutto così inizio la configurazione di tutto. Allora, adesso l'acqua la dobbiamo far uscire. Stacchiamo questo. Allora, l'acqua teoricamente out lì. Ok, out e vai due tavoli. La corrente elettrica, stessa cosa. Quindi adesso abbiamo staccato lì. Da qui abbiamo staccato, siamo andati direttamente là. Quindi dovrebbe già essere tutto alimentato. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è riaccendere tutto l'ambaradan qui, portare il secchio al separatore e sperare in Dio. Allora, accendi, accendi. È un momento piuttosto delicato per me qui in partita perché sono, come vi dicevo, sommerso dai debiti. Quindi vediamo se va. Ok, funziona, l'impianto funziona, quindi verso all'interno. Abbiamo 232 di magnetite in più, sempre lì nel dirt, che io non tocco. Quindi a questo punto prendo il gold, vengo qui, accendo il macchinario, aspetta che riesco a capire da dove. Qui. Ok, questo fa setaccio automatico. Ok, setaccio me lo aggiunge già. Quindi mi aggiunge già l'oro che ho ottenuto, 17 grammi d'oro. Ok, quindi mo abbiamo fatto. Quindi vai, rispegni tutto, stacca tutto. Dovrei trovare modo, diciamo, di sistemare un po' la cosa, cioè la pompa dell'acqua mi piacerebbe tanto cambiarla e non so adesso se questa cisterna qui, cioè mi pompa fuori l'acqua, quindi tecnicamente questo qui non mi serve a niente, io presumo, cioè boh, in realtà potrebbe non servirmi nemmeno più perché adesso voglio fare solo una prova. Se io tolgo questo, che è una pompa dell'acqua, ho già quella pompa lì che mi butta fuori l'acqua. L'acqua me la butta fuori da qui. Quindi, se io vado, prendo da qua, riavvolgo sto cavo prima di tutto e lo metto qua. Poi prendo questo, vado qua. Stavo facendo solo un passaggio in più, probabilmente. Adesso vediamo se funziona. Ora, io accendo solo questo motore qui. Accendo anche questo. Vediamo se funziona, ma dovrebbe in teoria. Infatti, e l'acqua scende là dalla cisterna. Se accendo, l'acqua scende. Sì. Niente, abbiamo risolto, abbiamo solo fatto un passaggio in più. Quindi niente, io adesso non chiariamo subito, non vi sto facendo un tutorial su come si gioca a questo gioco. Ma lo sto vivendo un pochino insieme a voi per scoprirne sempre di più. Ora abbiamo l'oro 82 grammi, quindi con la pepita che abbiamo preso abbiamo fatto abbastanza bene. Non tocco la magnetite perché la magnetite devo andare a comprare questo affare qua, rimorchio per magnetite.
E svuoto i secchi, lì dentro c'erano 400 grammi più 200 sono 600. La magnetite può essere usata anche per potenziare il fabbro, quindi aumentare i ricavi, diminuire i costi, diminuire i tempi, insomma, è tutto. Ma la magnetite si può portare caricandola col secchio in questo cassone, lo si porta alla fabbrica, quella che si incontra venendo qua per strada. Adesso io con quest'oro qui dovrei avere più o meno 3-4 mila dollari. Che non è ancora tantissimo. Il rimorchio costa 4.200. Quindi magari uno dei prossimi giorni, se esce uno sconto, lo prendo. Qua sta diventando abbastanza bruttina da scavare, però dobbiamo continuare. Devo continuare assolutamente a scavare perché poi mi toglieranno l'oro. L'oro che non mi tolgono, mi tolgono i soldi. Quindi non lo so. Non so nemmeno io. Comunque ha smesso di piovere, però stamattina pioveva, quindi ho rischiato che possa lasciare fuori tutto. Teoricamente dovrei mettere tutta questa roba elettronica all'interno del capannone o della mia tenda. Niente, fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questo gioco, se vi piace, se insomma, a parte il gioco vi è piaciuta l'esperienza vissuta in questi 3 episodi più le 2 live su Twitch dell'inizio, diciamo, dello scavo dell'oro. Quello che voglio farvi vedere, l'ultima cosa, io raccolgo questo pezzo qui, lo porto qui, vedete dove c'è questo edificio? Mannaggia, 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 è caduto, scusi. Me lo appoggia, no? Ok, grazie, scusi, è sparito. No, è qua. Non mi fa saltare di là. Niente, mi spiace. Scusi, lei. Venga giù. La sto facendo un po' fuori dal vaso, in realtà, perché dovrei uscire da qui. Ok, vi faccio vedere come funziona questo, dato che al momento non mi serve più. Io vengo qui. Credo sia qua. Lo appoggio qui. E lo vendo. 75 dollari. Sì. E tutto fa brodo, non si butta via niente. Questo è il capanno per l'inverno, quindi quando noi andremo a dormire in albergo, insomma, lo lasceremo tutto lì e troveremo tutto sperando senza danni a primavera. Ci sono altre cose, ma credo che non siano cose che è possibile acquistare. E niente. C'è il bagno, insomma. Lavarsi le mani. Col sapone. Va bene, ok. Ragazzi, fatemi sapere. Alla prossima. Ciao ciao.